Marcel Jacobs finisce dritto dritto nella bellissima copertina di Vanity Fair. Entra nel cuore di migliaia di fan, milioni azzardo a dire. Nel podio di Vanity Fair c'è cioè lui, la rivista lo ha immortalato vestito soltanto della bandiera tricolore con lo scettro da re. Il re giaguaro diventa il simbolo del nostro paese, l'Italia che vince, che ce la fa, probabilmente che idealmente parlando sconfigge il Covid. E lui, raggiante, affascinante, bello come un bronzo di Liege, con la sua fisicità scolpita, il sorriso a 44 denti, non passa di certo inosservato, il corpo bronzeo, gli addominali scolpiti come una tartaruga. È un Marcel Jacobs di bellezza e di fascino immenso, immensi. Un Marcel Jacobs davvero stupendo, straordinario, quello che si palesa, quello che appare, ripeto di nuovo, nella copertina di Vanity Fair. La famosa rivista per eccellenza che si va a rivolgere prevalentemente al mondo femminile, al mondo delle donne. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi al canale, narratori, commentate. Un saluto e un regalo, al prossimo video.